Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale YouTube, io sono Cassandra. Prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi al canale cliccando sul pulsante qui sotto e anche di attivare la campanella in modo da ricevere una notifica alla pubblicazione di ogni nuovo video. In questo video vi voglio parlare di un tema molto particolare, abbastanza difficile, che sta colpendo il nostro paese in questo periodo. Si tratta dell'epidemia di coronavirus che sta dilagando in Italia e nel mondo. In particolare mi voglio concentrare sulle attività che si possono fare a casa, perché anche lo stare a casa non è una brutta cosa, anzi, come vedete sicuramente dal video, è molto importante rimanere a casa in questo periodo, però possiamo farlo nel migliore dei modi e spendere il tempo nel migliore dei modi possibili. Vi lascio qui sotto il minuto del video che potete andare se volete skippare questa prima parte di introduzione e passare subito alle attività da fare in casa. Per voi volevo darvi in principio una panoramica su che cos'è il coronavirus. Vi leggo la definizione direttamente qui dal cellulare, che ce l'ho qui a portata di mano così non sbaglio. I coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la sindrome respiratoria medio orientale MERS e la sindrome respiratoria acuta grave SARS. Il virus che causa l'attuale epidemia di coronavirus è stato chiamato sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2. I sintomi più comuni sono febbre, stanchezza e tosse secca. Alcuni pazienti possono presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola e diarrea. Questi sintomi sono generalmente lievi e iniziano gradualmente. Nei casi più gravi l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. Quindi questa è la definizione che danno i media e i maggiori esperti sul virus, ma vediamo ora perché è importante rimanere a casa. Il coronavirus è un nuovo tipo di virus per cui non abbiamo ancora le difese immunitarie, quindi è un virus nuovo per tutti gli esseri umani. È molto probabile che nel corso dei prossimi anni ne entreremo tutti in contatto, ma è importante non entrarci in contatto tutti contemporaneamente per non sovraccaricare il sistema sanitario. Infatti si stima che circa il 10% dei contagiati abbia bisogno di cure specializzate in terapia intensiva. Ovviamente i posti in terapia intensiva sono limitati, quindi bisogna davvero evitare di contagiarsi tutti assieme, altrimenti si rischierebbe di non dare le cure necessarie ai più bisognosi. Quindi mi raccomando, in questo periodo è assolutamente vitale rimanere a casa, è necessaria la collaborazione di tutti. È meglio evitare gli spostamenti non solo perché è stato previsto dal decreto, ma per il buon senso civico e anche per amore degli amici, dei parenti e dei vostri cari. Veniamo ora alla parte più importante del video che sicuramente starete aspettando: cosa fare se si è costretti a stare a casa e non annoiarsi. Ho selezionato 10 attività che mi sono venute in mente che potete fare tranquillamente a casa senza bisogno di nessun strumento o altro dispositivo. Il primo punto è mettere in ordine. Sicuramente ci sarà un angolo della vostra casa, un armadio, una cassettiera, una stanza che da tempo dovete mettere a posto, ma procrastinate sempre, dite no, non ho tempo, adesso non ho voglia, no, ho di meglio da fare. Bene, adesso avete tutto il tempo del mondo, quindi potete mettervi sotto, iniziare ad ordinare. Vedete anche che mentre riordinerete la vostra casa farete chiarezza anche su vari aspetti della vostra vita, vedete che vi sentirete davvero molto meglio. Numero 2, leggere un buon libro. Sicuramente avete un libro, un romanzo, un racconto che da tempo vorreste leggere, ma non trovate mai il tempo per farlo. Quindi ora è arrivato il momento. Vi consiglio di andare nella vostra piccola libreria in casa oppure sul vostro comodino e prendere quel libro che da tempo sognate di leggere. Mettervi comodi sul divano e immergervi nella lettura. Vedrete come passeranno in fretta le ore. Se il racconto non è troppo pesante, il mio consiglio è quello di leggere qualche ora prima di andare a letto, in modo che questo vi aiuterà ad addormentarvi più facilmente. Numero 3, cucinare. Cucinare è un'altra di quelle attività che normalmente durante la settimana lavorativa e spesso anche nei weekend cerchiamo di evitare, magari facciamo delle ricette super veloci, prendiamo dei piatti già pronti o addirittura ordiniamo con una consegna a domicilio. Bene, adesso dobbiamo stare a casa ed è arrivato il momento magari di cimentarsi in qualche corso di cucina oppure di creare delle ricette più elaborate del solito. Online, sui siti web e sui canali YouTube ci sono davvero tantissime ricette, dei corsi di cucina anche per chi non è uno chef provetto.
Quindi mi raccomando, cimentatevi e magari anche fatemi sapere qui sotto quali sono i piatti che avete preparato in questo periodo a casa. Magari prenderò qualche spunto per qualche mia ricetta prossimamente. Numero 4. Fare esercizio fisico. Ovviamente con le palestre chiuse, con la dispensa sempre a disposizione, si tenderà a mangiare di più, magari a mettere su qualche chiletto. Però fare esercizio può essere fatto tranquillamente a casa senza nessun attrezzo. Ci sono anche qui dei canali YouTube, delle applicazioni che mettono a disposizione degli allenamenti da 10 a 60 minuti che possono essere fatti tranquillamente a casa senza nessun attrezzo. Vi lascerò qui sotto in descrizione dei canali YouTube che seguo che propongono degli allenamenti sia funzionali che aerobici dai 10 ai 60 minuti, quindi davvero per tutti i gusti. Ho trovato anche dei canali che fanno delle lezioni di Zumba che adoro, particolarmente spesso la faccio in palestra e ho trovato anche di farla a casa, quindi sono davvero dei canali molto divertenti, sono sicura che vi piaceranno anche a voi. Numero 5. Meditare o fare yoga. Per cercare di allontanare lo stress, l'ansia che può derivare da questo periodo, sia per gli impulsi esterni, la paura del contagio e anche per il fatto di essere costretti a rimanere in casa, vi consiglio di iniziare la meditazione o anche qualche corso di yoga che vi assicuro fa davvero tanto per l'ansia e lo stress, anzi vi consiglio anche di continuarlo anche una volta che è passato questo periodo perché aiuta davvero tanto. Anche per questo ci sono numerosi canali YouTube e applicazioni che aiutano a farlo direttamente a casa con delle voci guidate che vi guideranno nella vostra prima meditazione o nella vostra prima lezione di yoga. Come per il fitness ve li lascerò qui sotto in descrizione così potrete ritrovarli facilmente. Numero 6. Guardare serie TV e film. Bene, questo sarà il punto che molti di voi adoreranno. Avete la scusa perfetta per rimanere ore sul divano a guardare la vostra serie TV preferita o il vostro film. Su Netflix, Now TV, Amazon Prime Video ci sono centinaia di migliaia di serie TV e sicuramente non le avrete viste ancora tutte. In più Amazon Prime Video sta offrendo un abbonamento gratuito per tutti quelli che sono in zona rossa, che da qualche giorno è stata estesa a tutta Italia. Vi lascerò sempre qui sotto il link per le informazioni su come accedere a questa promozione. Numero 7. Studiare. Potete approfittare di questo periodo a casa per seguire dei corsi online, delle attività di formazione. Magari potete ampliare quella passione che volete approfondire da tempo, come ad esempio la fotografia, il blogging, il marketing. Se siete degli studenti universitari potete approfittare di questo periodo per portarvi avanti con i prossimi esami, in modo che quando riprenderanno le lezioni e le sessioni di esame sarete già preparati e potete magari finire il vostro percorso di studi prima. Chissà, davvero, magari potete trarne beneficio da questa situazione. Numero 8. Giochi da tavolo. Questa è l'occasione perfetta per riportare dalla cantina i vostri giochi da tavolo preferiti dell'infanzia, come il Monopoli, il Risico, Forza 4, Battaglia Navale. Potete anche riscoprire le carte come Briscola, il Poker, Scala 40. È il momento perfetto per ricreare quei giochi che sono stati i protagonisti della vostra infanzia. Vedete che con i vostri familiari e amici trascorrerete davvero tante ore su questi giochi. Io infatti adoro il Monopoli, in media una partita dura circa 1-2 ore, quindi è davvero perfetto. Numero 9. Chiacchierare con gli amici. In questo periodo forzato a casa non deve tradursi in un chiudersi in se stessi ed evitare qualsiasi contatto sociale. In questi anni abbiamo a disposizione numerosi strumenti per restare in contatto con amici e parenti anche lontani, basti pensare a Skype, al cellulare, alle videochiamate. Quindi il mio consiglio è quello di prendere il telefono e fare il numero di un vostro amico che non sentite da tempo oppure anche di un vostro familiare caro. E quindi trascorrere delle ore a chiacchierare con i vostri amici più cari. Infine siamo arrivati all'ultimo punto, che secondo me è anche quello più importante. Numero 10. Riposarsi e ripianificare. Il mio consiglio è quello di sfruttare questo periodo di riposo forzato appunto per riposarsi veramente, per rilassarsi, ricaricare le batterie e poi pianificare i vostri nuovi progetti che poi potete portare avanti a partire dal 3 aprile. Sicuramente riparterete più carichi, con più forza
e con più volontà di prima potete portare a termine i vostri progetti. Un esempio potrebbe essere un nuovo corso di formazione, un nuovo percorso di studi, un nuovo sport che volete intraprendere, un nuovo progetto, magari non so, aprire un blog, un canale YouTube, quindi scatenate la vostra fantasia. E mi raccomando, sono sicura che se tutti ci impegneremo riusciremo ad uscire da questo periodo più forti di prima, con ulteriori competenze, ulteriori possibilità di lavoro e su tanti aspetti. Quindi mi raccomando, c'è bisogno proprio della collaborazione di tutti. Prima di chiudere questo video vi ricordo nuovamente di iscrivervi al canale cliccando sulla campana, sul pulsantino qui sotto, scusate, e anche di attivare la campanella in modo da ricevere una notifica alla pubblicazione di ogni nuovo video. E io vi lascio alla prossima!